22 aprile 1909 nasce a Fucecchio Indro Montanelli. Dopo la laurea in giurisprudenza, Montanelli comincia a collaborare con alcuni periodici fiorentini. Convinto sostenitore del fascismo, nel 1935 parte volontario per l'Etiopia. Segue come inviato la guerra civile spagnola e, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, come corrispondente da quasi tutti i fronti europei. Dopo l'8 settembre 1943 si avvicina alla Resistenza. Arrestato dai tedeschi, si salva per l'intervento delle massime autorità ecclesiastiche milanesi. Aveva cominciato intanto la sua collaborazione con il Corriere della Sera, che, interrotta nel periodo della Resistenza, riprende nel 1946 fino al 1973. Nel 1974 Montanelli fonda Il Giornale, del quale è direttore fino al 1993, quando nascono contrasti con il proprietario Silvio Berlusconi. Montanelli muore a Milano il 22 luglio 2001. Ecco, io sulla contestazione ho delle idee estremamente contraddittorie, perché mi sembra che la contraddizione sia nella contestazione stessa. Mi sembra che ci sia dentro una grossissima confusione e allora non dico nulla. E ogni tanto tu fai un po' il fesso per non pagare il dazio, scusami se te lo dico brutalmente. Perché... può darsi. Ma no, perché quando dici mi fanno le pernacchie, non è vero che ti fanno le pernacchie, ti fanno un discorso che ti mette molto in imbarazzo, questa è la verità. No, i discorsi non me ne hanno mai fatto. No, ma non te le fanno a te direttamente, ma ne hanno fatto. A me mi hanno seduto, mi hanno messo in crisi per 2 anni, quindi ti hanno messo anche te, solo che tu hai fatto finta di niente, dici io non gli parlo, mi fanno le pernacchie, ma e questo rifiutare un problema quando un problema che ti piglia. Tu non l'hai. Perché hai rifiutato questo problema dei giovani? L'hai rifiutato perché io ho letto dei tuoi pezzi. Tu hai degli alti e bassi di tipo ideologico-politico, che sono delle cose enormi. A un certo punto fai dei discorsi intelligentissimi, improvvisamente fai il discorso del ragioniere fesso di Milano, che dice, ma così sti giovani scherzano, no, non si riesce a capirli, no, invece li capisci benissimo, solo che ti rifiuti di affrontare il problema. No, guarda Bocca, qui ti assicuro che può darsi benissimo che io ogni tanto faccio i discorsi del ragioniere fesso di Milano. Questo no, lo fa, che mi può capitare. Ma nel caso dei giovani io veramente, veramente c'è qualcosa che mi sfugge. C'è qualcosa che va al di là della mia comprensione. Con questo io non è che nego la validità del loro discorso, dico che me lo fanno in un linguaggio tale che per me riesce indecifrabile. E allora vorrei trovare qualcuno che mi spiegasse bene questa, e non sono riuscito a trovarlo. Forse l'ho cercato poco, forse hai ragione tu, l'ho cercato poco.